Benvenuti ragazzi sul nostro canale TechNewser. Quest'oggi vedremo come scegliere un home theater e se scegliere un 5.1 o un 2.1. È un argomento veramente particolare che interessa a parecchi, abbiamo visto sul nostro blog e sito, tant'è che abbiamo deciso di fare anche un video perché così possiamo trasmettere queste informazioni molto utili anche su YouTube. Allora, per prima cosa dobbiamo capire come scegliere un home theater. Cosa dobbiamo vedere di importante, di basilare, di un home theater? Dobbiamo vedere i watt, la potenza erogabile praticamente dell'impianto. Noi dobbiamo andare a cercare la dicitura watt RMS, ovvero devono essere dichiarati i watt sotto in RMS, non in PMPO. Perché? I watt RMS sono i watt, sono praticamente la potenza massima erogabile dal nostro impianto acustico in maniera pulita, quindi con un suono che non distorce. Invece la dichiarazione dei watt PMPO, a parte che è molto personale, ecco, dell'azienda, però di solito vanno a riferire alla massima potenza erogabile dell'impianto prima che si rompa, prima che letteralmente si rompano le casse acustiche. Quindi se vengono dichiarati 600 watt PMP, non saranno 600 watt erogabili con un suono pulito, ma bensì sono 600 watt, ovvero questa potenza di 600 watt viene erogata poco prima che l'impianto si rompa. Invece se trovate la scritta watt RMS, allora siete di fronte a un sistema home theater di qualità, perché solo le case costruttrici di qualità dichiarano i watt RMS, e sapete benissimo che se c'è scritto 600 watt RMS vuol dire che il vostro impianto in maniera pulita erogherà 600 watt. Ok, si possono calcolare, ecco, i watt RMS, ovvero si possono vedere quanti watt RMS ci sono su una dichiarazione di watt PMP? Purtroppo no, esistono alcuni calcoli ma non sono generici, perché ogni casa costruttrice può veramente spaziare come vuole nel dichiarare di watt PMP. Ogni casa si fa i suoi calcoli e quindi purtroppo non si possono vedere quanti watt RMS sono presenti su un impianto che dichiara watt PMP. Però io vi consiglio di non prendere mai un impianto con dichiarazione watt PMP, perché come detto prima è mancanza di serietà da parte dell'azienda. Bisogna per forza avere un impianto home theater 5.1 per avere un buon effetto audio? Assolutamente no, tutto dipende da come è disposta la vostra casa. Se non è disposta in maniera tale da poter avere un impianto 5.1, è inutile comprarlo, andate sul 2.1 e avete comunque un bellissimo effetto lo stesso. Adesso vedremo come posizionare le casse. Allora, le casse riguardo al 5.1, perché il 2.1 basta mettere le due casse laterali alla TV e le subwoofer davanti. Col 5.1 le cose cambiano un pochino. Allora, qua ci sono anche degli schemi. È importante che le due casse, che siano piccole o alte, questo non cambia, le due casse frontali siano ai lati della TV. E ce n'è una centrale in quella del 5.1. Bene, quella centrale dovete mettere al centro, o sopra o sotto la TV. Insomma, non dovete spostare da qualche altra parte, perché sennò renderà inutile il suo servizio. Qui abbiamo un piccolo schemino. Le altre casse dove vanno messe? Le altre praticamente due casse. Ebbene, o le mettete lateralmente al vostro orecchio, sarebbe veramente perfetto, o le mettete un po' dietro, come vedete dallo schema, oppure qua anche, vedete? Ovviamente non lo mettete direttamente dietro, perderemo un po' della sua efficacia, non vi darebbe quell'effetto dovuto, perché le due casse posteriori sono adibite ad alcuni suoni e in alcune circostanze del film che andrete a vedere, quindi dovete ben distinguere il lato sinistro e il lato destro. Il subwoofer lo potete mettere in un angolo qualsiasi della stanza, io vi consiglio davanti, frontalmente, però questa è una questione di gusti. Preferibilmente a un angolo del muro, perché darebbe ancora un migliore effetto del suono, ma comunque non è quello il problema, basta, lo potete mettere anche
più lontano rispetto a un angolo. L'importante è che sta abbastanza vicino un muro non attaccato, è abbastanza vicino, con la cassa rivolta comunque verso non il muro ma di fuori, e avrete un bel suono. Questa è la disposizione, ragazzi, per avere un buon suono e sfruttare al meglio un Home Theater 5.1. Ma quale impianto scegliere? Allora, noi ne abbiamo scelti alcuni che sono veramente buoni e che ci piacciono assai. Poi, ovviamente, la decisione spetta a voi. Abbiamo scelto questo Sony, modello BDV-E4100, che ha una potenza Watt RSMS, un lettore Blu-ray 3D, One Touch NFC, Bluetooth e Wi-Fi. Un'eleganza, come potete vedere anche dalla foto, molto bella. Chiaro, ha le due casse frontali molto alte, quindi se vi è scomodo, non fa per voi. Se vi è comodo, beh, è un bellissimo impianto. Abbiamo scelto un Pioneer, in questo caso è un SIN amplificatore, quindi non ha un lettore Blu-ray, ce lo potete comunque aggiungere. Permette comunque il 3D, sempre se inserite un lettore Blu-ray, e il passaggio del 4K, la risoluzione 4K supporta quindi questa risoluzione nuova. È un Watt RMS 600. Comunque sono molto buoni i 600 watt RMS. Quando abbiamo prima detto 1000 watt RMS, veramente sono assai, proprio assai. 600 ci andate benissimo in una stanza normale. È un Pioneer di qualità, quindi molto buona l'audio, visto la casa costruttrice. Altra cosa positiva è che, essendo un amplificatore, avete un sacco di possibilità di personalizzazioni riguardo all'audio in uscita. Quindi, oltre all'audio in uscita, avete anche molti attacchi per spezzare come volete. Quindi, ecco, è adatto per chi magari non ha già possiede già magari un lettore Blu-ray e magari vuole divertirsi un pochino di più sulla personalizzazione dell'audio. Andiamo avanti. Qua c'è un altro Sony, un Sony dalla medesima eleganza del primo, solo che non ha le casse alte. Questo impiantino, guardate, solo, guarda, 1000 watt RMS, cioè proprio, guarda, vi sciallerete con la potenza che trasmette questo impianto su qualsiasi stanza. Possiede un Blu-ray 3D, connessione Bluetooth, Wi-Fi, la One Touch NFC. Samsung, beh, qua saliamo, ragazzi, molto di prezzo, perché abbiamo scelto di inserire un impianto di qualità veramente notevole. Ha tantissime funzioni. Vi dico che un impianto 5.1 con risoluzione 4K Blu-ray, lettore Blu-ray naturalmente 3D, e un amplificatore a valvola termoionica, ecco, scusate il termine, termoionica. Praticamente permette di avere il miglior suono riproducibile, un suono veramente caldo e coinvolgente. Possiede anche i codec DTS Neo, e ha la possibilità di virtualizzare il suono in un effetto 2.1, ragazzi. Quindi voi trasformate il vostro 5.1 in 2.1. Bellissimo, c'è da dire, questo impianto è veramente bellissimo. Eroga 1330 watt RMS, ovviamente. E davvero, se riuscite ad acquistare questo impianto, è chiaro, costa veramente un tantino, costa assai, diciamo. Però chi riuscirà veramente a un suono senza pari, e poi un'eleganza unica. Andiamo sui 2.1. Abbiamo scelto un Pioneer, come sempre, qualità eccellente dei Pioneer, 500 watt RMS, collettore Blu-ray 3D, una connessione Ethernet, Wi-Fi e DLNA. Bellissimo. 2.1 che non vi farà mancare nulla se non avete una stanza per un 5.1. Un Samsung che, come sempre, si distingue per la sua qualità audio, grazie alla sua grande esperienza nella produzione di cassa acustica. È un Samsung HT E321, 250 watt RMS con lettore Blu-ray 3D. Un altro Sony che rispecchia la sua impronta di eleganza che abbiamo visto prima, questa volta 150 watt RMS, non sono proprio assai, però con una stanzina non troppo grande va benissimo, con lettore Blu-ray. Abbiamo qui invece un Onkyo elegantissimo, non ha il lettore in questo caso, ma sono casse senza cavo, e ha la tecnologia, insomma, Bluetooth, la connessione Bluetooth, la connessione Wi-Fi. Peccato perché non ha il lettore Blu-ray, però chi non ne ha bisogno, ecco, lo potrà tranquillamente usare. Per la prima volta abbiamo inserito una soundbar, perché questa soundbar veramente ci convince. È della Philips, è vero, non è un 2.1, però l'effetto stereo lo concede benissimo. Eroga 200 watt, è anche molto elegante, quindi insomma vi divertirete. Un top dei 2.1 è questo
Armand Cardon. Questo veramente è il top di questa lista. Possiede lettore Blu-ray 3D, possiede 4 porte HDMI, ragazzi, e 2 porte per la fibra ottica. Veramente eccezionale questo impiantino. Se potete, non ve lo perdete. Oppure Samsung, ecco, vuole trasmettere la qualità eccellente delle valvole con il supporto a 4K e lettore Blu-ray 3D tramite un 2.1 che praticamente rispecchia il modello di prima. Ovviamente il prezzo è anche altino, però ecco, vi divertirete con un suono del genere. Ha un suono veramente, veramente caldo, buono, fluido, pulito. Ok ragazzi, questo è tutto. Abbiamo anche altri articoli riguardo ai home theater, magari li riprenderemo con un altro video, o comunque se vi interessa li troverete nel link qui sotto. Da questo, se vi è piaciuto ragazzi, mi raccomando, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi per essere sempre aggiornati.